Mario Conca, coordinatore regionale per la Regione Puglia di Italexit, un tour del senatore Gianluigi Paragone nella nostra regione e il dovere morale, l'impegno di testimoniare il proprio no alla prosecuzione dell'esistenza dell'Ilva alla luce della gravissima crisi ambientale e occupazionale. Una posizione, come dicevo al senatore Paragone, netta e chiara. Italexit è l'unica forza politica in Italia che parla di chiusura, le altre forze politiche giocano sugli equivoci, e nel centrodestra, e nel centrosinistra, e nei 5 Stelle. Sì, è proprio così. Io da sempre sono stato inequivocabile. Ecco, anche quando il movimento a cui appartenevo un tempo ha cambiato idea, io ho continuato ad insistere perché non ho mai pensato che questa struttura potesse essere confacente a quella che è il diritto alla vita delle persone in una città così bella. E quindi anche in campagna elettorale, visto che ero candidato alla presidenza della Regione Puglia, e con Gianluigi siamo già venuti a settembre qui a Taranto e lui si è ritrovato sulla mia stessa lunghezza d'onda, quindi non abbiamo difficoltà. Per noi Ilva va completamente nazionalizzata, chiusa, bonificata e poi vediamo che cosa fare. I dipendenti, il lavoro già oggi è sul groppone della pubblica amministrazione. Leggevo che Mittal ha chiesto tutti gli operai, per tutti gli operai la cassa integrazione. Vuol dire che già noi oggi le paghiamo. Ci vorrà una legge speciale per rimpiegare l'indotto e, come dire, i dipendenti? Bene, abbiamo le pubbliche amministrazioni completamente sguarnite e di quello ci dobbiamo occupare, perché questo tergiversare o questo prendere tempo con il Consiglio di Stato che non si esprime, che magari aspetterà il 13 maggio per il merito e che poi un TAR debba prendere, come dire, surrogare le responsabilità che uno Stato non si vuole assumere, è solo un'ulteriore presa in giro. I forni elettrici, l'idrogeno. La impossibilità tecnica detta da docenti universitari. L'impianto è così obsoleto che per poterlo far funzionare con un'altra tecnologia, sempre che tu ci riesca, lo devi rifare. Allora tu, tanto vale che lo vai a fare altrove se hai questa necessità. Un impianto che ha 60 anni è obsoleto, è un catorcio. Ma assolutamente. Il problema vero è che Taranto, purtroppo e per fortuna, cioè sta mettendo da parte tutte quelle che sono le sue prerogative. Cioè io Taranto, ogni volta che ci arrivo, è una città bellissima, la città dei due mari, del ponte girevole, del Marta, della mitilicoltura, dell'enogastronomia, dell'università. Cioè Taranto merita il turismo, merita la cultura, merita, come dire, l'enogastronomia, cioè la siderurgia, proprio non la sua fa. Vocazione naturale, la sua vocazione, la terra ionica. Allora io, che ho anche uno zio che è morto in Ilva di tumore tanti anni fa, che era il cognato di mio padre, e io come una certa sensibilità, sono stato 5 anni in commissione sanità in regione e quando sento diossine, quando sento mesoteliomi, quando vedo bambini che metalli muoiono, pesanti o metalli pesanti, cioè io non ce la faccio. Non c'è sostenibilità economica che possa, come dire, essere la vita di un solo bambino non vale tutto l'acciaio del mondo, tutto l'acciaio del mondo. E non ci venite a parlare di green steel, non ci parlate di idrogeno, di decarbonizzazione. Quelle sono le puttanate dette dalla politica del partito unico, che le puttanate dette anche da Emiliano, soprattutto da Emiliano. Da Emiliano, ma io l'ho combattuto, figuriamoci, mi sono anche proposto come antitesi per prendere tempo. Cioè loro dicono e non dicono, così passano gli anni. Allora, ecco, non puoi condannare dopo 60 anni un territorio con una produzione che ha, come dire, che è al minimo storico, con un break even che è a 8 milioni e mezzo e che con i 900 milioni di tonnellate che la Cina ti fa arrossire perché te le fa arrivare col 40% di prezzo, quindi tu non sei né concorrenziale. Hai dato a Mittal, che è venuto a prendersi il portfolio cliente, un po' di know-how, e adesso se ne andrà, scarica la patata bollente su Invitalia che non dai 400 milioni e che fai? Noi ci continuiamo a perdere soldi. Abbi il coraggio di decidere. Chiudi definitivamente e ripartiamo, diamo una speranza ad una terra che è stata per tanti anni, troppi anni, ecco, in una zona rossa, quel rosso che su guardrail per tanto tempo ci ha accompagnato. Ma immagini cosa succede nei polmoni, quel rosso cosa combina? Mi ricordo quando andavo a Lizzano certe volte al mare a trovare degli amici, a Ponte Punta Penna, cioè trovavo quei guardrail rossi e dici Marco, ma come si fa? E ricordo un gioielliere di Taranto, su Corso Vittorio Emanuele, gioielleria Feni, questo una ventina di anni fa. C'è ancora. C'è ancora? Non so se lui c'è, però mi ricordo, ecco, e questo è emblematico, la chiacchierata che mi feci con lui mentre il mio amico si comprava un orologio che l'avevo accompagnato. Lui
mi disse che fatturava 7 miliardi e mezzo, c'erano le lire, quante erano belle, mi disse che viveva in una bella casa, mi disse che voleva far venire i giapponesi, cioè aveva tante idee innovative per il turismo. E poi ad un certo punto mi disse, e questo mi fece riflettere, dice: ma secondo te, dice, l'aria che respiriamo com'è? Allora lì ho capito come lui sapeva di essere ricco, di stare bene, ma di starsi ad ammalare inalando e respirando. Ecco, questo non deve essere, diciamo, possibile per nessuna vita umana. L'aspetto più grave è che si sta speculando sulla buona fede della gente attraverso questo nuovo slogan, l'acciaio green, la transizione ecologica, e si sta speculando sugli ambientalisti, che devono aprire gli occhi e non devono credere alle favole, perché Emiliano è un grandissimo attore e sta davvero creando, d'altronde anche le stesse forze di centrodestra sono nettamente per la prosecuzione dell'attività dell'Ilva, ma voglio dire, con questo discorso della transizione ecologica si stanno prendendo per i fondelli i tarantini, si procrastinano i termini e si arriva alle follie di Grillo fino al 2050, ma fino al 2050 quanti altri morti saranno nei nostri cimiteri? Guarda, le baggianate e le cattiverie, perché sono cattiverie, perché fai del male alla gente, che la politica dice, ecco, sono proprio queste. Non hanno il coraggio di assumersi le responsabilità e quindi lavorano sulla semantica. Queste associazioni ambientaliste spesso sostengono quella politica e quindi combattono coloro di cui si lamentano e quindi sono assolutamente poco credibili. Comprendo l'amarezza e, come dire, e la disaffezione dei tarantini, perché dopo tanti anni di promesse uno non ci crede più e quindi c'è questo allontanarsi, questo piangere e il dolore in silenzio, no? Confinato a tamburi, vicino a un cimitero, con tutte queste polveri, con queste morti latenti e comunque a rilascio prolungato. E invece bisogna avere coraggio. Io non posso pensare che un'associazione, la prima cosa che ti dice no, ma noi siamo apartitici, cioè voi combattete contro i partiti che non decidono e non volete perché schierarvi. Conca, quando io vedo i Verdi di Bonelli che alle ultime regionali si sono schierati con Emiliano e con il Partito Democratico, autore dei decreti Salva Ilva, quando il signor Bonelli si è candidato alle ultime politiche nelle lontane Marche perché voleva il seggio sicuro, salvo poi perdere, e si schiera con chi? Con il PD, con quel PD che alcuni mesi prima con Renzi aveva fatto i decreti Salva Ilva e ammazza Taranto. Io dico, Bonelli, signori Verdi, ma la vostra coerenza dove sta? Scusate, è la palissiano. E lo so, ma è questo, cioè loro predicano bene e razzolano male, cioè ecco, un po' è un malcostume diffuso, anche la gente per 5 anni si è lamentata di Emiliano e poi l'ha sostenuto in maniera importante. Con la scusa del male minore, vorrei sapere poi qual è il male maggiore e il male minore. Io scelgo il bene, non il male. Io scelgo il bene e per questo sono in Italexit, ma ti posso dire oltre ogni ragionevole dubbio e con fatti certi, provati, perché io sono stato, come dire, indagato perché le denunce di Emiliano, anche a Taranto ho preso un avviso di garanzia da un primario del Santissima Annunziata, che il centrosinistra in Italia è il male assoluto. Io non credo che esista una destra e una sinistra. Tant'è che, voglio dire, sono in Italexit perché... Trasversalmente. Cioè, perché noi, il nostro problema più grande si chiama Unione Europea, ma vi dico che se devo proprio scegliere, la sinistra è il male assoluto, tant'è che da 16 anni governa in regione, negli ultimi 20 anni ha governato per 15 anni l'Italia e quindi ecco la colpa di questo disastro, quelli che sono più ammanicati con i poteri forti, che sono anche la siderurgia, sono proprio loro che ingannano le persone con la speculando di... sulla buona fede, come dire, con questo aspetto umano, falso buonismo, sì, Emiliano, come dire, lupi travestiti Emiliano, da agnelli, se ti incontra, ti abbraccia, ti saluta e quindi è molto umano. Ma non è con la simpatia che si governa, non è con la simpatia che si salvano vite umane, non è con la simpatia che si garantisce un riscatto ad un territorio così vasto e così ampio.